Avellino, ed i ricordi si fanno largo tra i pensieri. Qualche anno or sono, i rossoblù di coach Luca Becchi, proprio in quella terra, conquistarono la settima posizione nell'ultima giornata, posizione che valeva allora un prestigioso posto nei play-off. Lo Scandone invece salvava la propria permanenza in Serie A grazie ai risultati degli altri campi. Oggi è tutt'altra storia. In piena lotta per la griglia di fine anno, Avellino, reduce da 8 vittorie nelle ultime 12 gare, occupa la quinta posizione in classifica. Nonostante l'assenza del suo uomo leader Trudman, i Lupi hanno trovato in Thomas un degno sostituto, tanto che da permettergli di diventare il secondo miglior realizzatore della Lega. Spirito di sacrificio e tanta voglia di far bene gli hanno permesso, pur giocando da 4 sotto le plance, di realizzare e diventare il nuovo punto di riferimento dei compagni. L'ex rossoblu Taken Din non sarà dalla partita a causa infortunio. Rivedremo però in campo Valerio Spinelli, altro ex biellese che con Green rappresentano il cervello del gioco dei biancoverdi. Angelico, dopo la pausa All-Star Games, che peraltro spera sia servito per far riposare e ritemprare le forze fisiche e mentali dei suoi ragazzi, si presenta al Palo del Maro al completo con molta voglia di far bene e soprattutto cercare di portare a casa 2 punti che potrebbero risultare fondamentali. 2 squadre molto simili che hanno nella velocità la loro arma vincente. I rossoblù americani, dopo la settimana di vacanza negli State, sono tornati ad aggregarsi con il resto della truppa, da lunedì sotto con gli allenamenti. Il team di via 20 settembre spera molto nella rinascita di A.J. Slaughters e nel suo innato play Edgar Sosa. La comitiva di coach Cancellieri è partita nella mattinata di oggi alla volta della città campana. Avellino in casa ha perso finora sia con Teramo che con Brindisi. Non c'è 2 senza 3 ed incrociando le dita chissà che anche ad Angelico Biella non riesca al compaccio. Palla 2 alle 18:15 sotto la direzione arbitrale di Paternico Begni e Bettini.